Buonasera, adesso faremo un test ad un nuovo amplificatore Ampli 830. È la versione più potente di Ampli 415. Il test lo facciamo direttamente sulla Luna. Qui in parallelo al telescopio ho posizionato un piccolo rifrattore con diametro di lente 70, focale 900. In questo punto ho applicato la fotocamera Sony Alpha 7 a pieno formato. Accendiamo la camera, centriamo il campo da riprendere, manca la scheda di memoria, come al solito, con i pulsanti della montatura. Andiamo a inquadrare il campo che ci interessa. Mettiamo a fuoco. Rec. Facciamo un video affinché possiamo vedere che Ampli sta lavorando realmente. Ampli non è una Barlow, a differenza delle Barlow che si interpongono all'interno del fuoco, Ampli si trova esternamente. Pertanto, una volta che avete messo a fuoco con un oculare, potete facilmente centrare l'immagine e trovare facilmente anche il fuoco, in quanto Ampli lavora sullo stesso piano focale degli oculari. Paradossalmente, Ampli si vede meglio perché, per effetto della campionatura, essendo l'immagine più grande, la fotocamera riesce a gestire meglio l'immagine acquisita. Adesso interrompiamo il filmato. A questo punto montiamo le prolunghe che ci consentiranno di amplificare enormemente l'immagine. Ecco Ampli nella sua configurazione minima. Adesso inseriamo dei tubi di prolunga che ci consentiranno di avere un ingrandimento maggiore. La luminosità è scesa tantissimo, però possiamo aumentare gli ISO. La messa a fuoco è molto critica. Naturalmente un telescopio 70-900 Skywatcher non possiamo pretendere con una piccolissima spesa di avere un focalizzatore di altissimo livello. Quindi qui possiamo avere dei difetti di messa a fuoco. Allora, ecco qua, abbiamo cercato di dare un fuoco. Considerate che stiamo lavorando a 30 per una porzione di luna, un piccolissimo frammento di luna.
In effetti è una cosa incredibile. Stiamo lavorando a 30 per con un tubo da 900 di focale, 70 mm di diametro. Possiamo interrompere il rack e facciamo una piccola perlustrazione della zona. Ritorniamo in alto, così vi faccio vedere che siamo in effetti facendo un video, quindi non è una foto che può essere alterata. Ecco qui, ampli 830, è stato testato oggi con un piccolo rifrattore, figuriamoci con un telescopio di qualità. Ieri ho fatto un video dove mostravo ampli 830 al minimo e al massimo con le prolunghe in dotazione. Siccome mi sono dimenticato di far vedere le proporzioni a fuoco diretto della luna, adesso le aggiungerò al filmato. Ampli rovescia l'immagine. Ecco qua, abbiamo cercato di dare un fuoco. Considerate che stiamo lavorando a 30 per. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata.